Ciao belli, vi do il benvenuto in un nuovo video guida dedicato a Pixel Online. Oggi vi spiegherò molto velocemente cosa hanno aggiunto negli aggiornamenti che sono stati fatti negli ultimi giorni. Iniziamo! Ora potrete creare la vostra gilda cliccando sopra l'NPC con scritto Guild. Per creare una gilda dovrete scrivere il nome vorrete dare alla vostra gilda e pagare 900 gemme. Dopo aver fatto ciò potrete invitare i vostri amici nella gilda per diventare dei pro proprio come me. Dall'NPC con scritto Haircut potrete acquistare tramite gemme e monete, stili diversi di capelli o barba per personalizzare il vostro personaggio come più vi piace. Questa catapecchia marcia alla nuova galera. Quelli che verranno beccati cittare, bottare, glitchare o useranno un linguaggio scurrile verranno sbattuti in gatta buia. Questa è la nuova arena PvP per scontrarsi con i propri amici o partecipare ad eventi PvP in un'area con i controcazzi o per dir meglio molto figa. Ora potrete vedere quanti FPS potrete raggiungere in gioco e quanto ping farete. Più alto è il ping più lagherete. Ora troverete due server in più. Il server Brasile e il server Asia. Ora troverete nuovi modi per chattare. Cliccando General potrete chattare con tutti i player in tutti i server. Cliccando server potrete chattare solo con le persone che sono nel vostro stesso server. Cliccando private potrete chattare privatamente con un player a vostra scelta. Cliccando guild potrete chattare con i player della vostra gilda. La sezione guild si sbloccherà solo quando avrete a far parte di una gilda. Questa è l'area boss che troverete nella zona ratti. Ogni 3 o 4 ore spawnerà il boss dei ratti marci, chiamato Tatwill. Il boss ratto sarà difficile ucciderlo per via dei tanti HP che possiede, quindi avrete bisogno dell'aiuto di tanti player. Quando la vita del boss arriverà a metà, inizieranno a spawnare dei piccoli ratti, uccidendoli dropperanno delle palle di neve che dovrete utilizzare per entrare nel dungeon nell'area 7 detta area innevata. Se ucciderete il boss in meno di 300 secondi, il boss dropperà una collana magica molto rara, indossandola potrete recuperare mana molto velocemente. Ora hanno aggiornato il metodo di compravendita oggetti, rendendo sicuro il tutto, evitare che gli scammer compino il loro lavoro, cioè truffare. Ora in più si possono scambiare le monete per le gemme o viceversa. Ora quando eseguirete la super mossa con la classe mele, eseguirete un colpo ad area non più a un singolo mob. Il che è positivo per farmare più veloce. I creatori del gioco hanno voluto ingrandire la zona innevata creando questa lunga strada attraversabile. Vi mostrerò anche il percorso per raggiungere il dungeon delle rovine di ghiaccio. Questo è il dungeon delle rovine di ghiaccio, per entrare vi servirà la palla di neve che servirà come chiave per entrare all'interno del dungeon. Vi consiglio di entrare nel dungeon con un gruppo di player se non siete di livello alto con statistiche alte. Vedete, io sono entrato e sono stato demolito dal primo mob che ho incontrato. Appunto perché ho livello basso e statistiche basse. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, se fosse così mi raccomando cliccate mi piace e iscrivetevi al canale, ci vediamo in game. Fate i bravi.